Siamo al secondo appuntamento della rubrica Segui la vite. Siamo nella fase fenologica dell'allungamento del tralcio che caratterizza questo periodo che arriva fino alla prefioritura. Prefioritura che si identifica con boccioli fiorali separati. In questa fase Corteva propone, per quanto riguarda il controllo della peronospora, cuzzate F a base di Cimoxanil e Folpet, oppure cruzate system a base di cimoxanil e fossetil di alluminio. Il cruzate risulta ad oggi ancora un prodotto particolarmente attivo nei confronti della peronospora, nonostante da anni che è sul mercato, perché è caratterizzato da un'attività curativa molto importante, ha la possibilità di essere efficace fino al 30% del periodo di incubazione della malattia. E questo è di aiuto nei momenti difficili, quando dobbiamo utilizzare il prodotto in miscela con altri prodotti con altro meccanismo di azione. Per quanto riguarda invece l'oidio, si continua, come consigli tecnici da parte di Corteva, l'impiego del carotene per continuare a tenere pulito dai cleistoteci e dal micelio che potrebbe cominciare a svilupparsi il nostro vigneto. E poi, in questa fase in cui l'accrescimento della vite è molto importante, diventa molto importante, anzi, quando siamo nella fase di prefioritura, l'allungamento dei tralci comincia a diminuire, cominciamo a utilizzare su una situazione pulita, dopo le due applicazioni di carotene, il nostro Lidal, un triazolo a base di tetraconazolo che assicura una protezione prolungata del nostro vigneto per quanto riguarda l'oidio.